Ancona, porto sicuro preparato all'accoglienza. Queste le parole del prefetto dorico Darko Pellos, che conferma come i 48 migranti sbarcati dalla Geo Barents restino al momento tutti nelle Marche. Allestita una struttura integrativa per gestire nuovi minori non accompagnati. L'intervista è di Annalisa Serpilli. Il primo pensiero ai minori, sono in numero di 9, verranno immediatamente assistiti all'interno del sistema SAI, che è il sistema accoglienza e integrazione, quindi sono dei posti specifici per i minori. Abbiamo anche allestito una struttura integrativa che nell'eventualità questi minori fossero più di quelli che sono stati individuati a bordo della nave, saranno ugualmente accolti in una struttura adeguata. Nella nostra regione. Nella nostra regione, sì, tutti nella nostra regione. E gli altri, gli adulti? Gli adulti vengono ripartiti nei centri di accoglienza straordinari della Regione Marche. Questa accoglienza straordinaria dei migranti che arrivano attraverso le navi rischia di essere un problema invece per l'accoglienza ordinaria delle persone che comunque arrivano sul nostro territorio. Non rischia di essere, i due fenomeni vanno ovviamente integrati. Cerchiamo di dare una risposta a tutti, evidentemente queste persone che però provengono dagli sbarchi fanno parte di un ragionamento più complesso che è quello derivante da un naufragio e quindi da un'esigenza di soccorso che a livello internazionale ha i suoi criteri di priorità. L'individuazione per la seconda volta di Ancona come porto d'approdo sicuro lo rende un luogo stabile di arrivo anche prossimamente per altri eventuali soccorsi in mare? Ancona è un luogo sicuro, quindi siamo contenti di poter fare il nostro dovere per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti e quindi l'accoglienza anche di navi che si dedicano al recupero in mare di queste cose, in base alle disposizioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno.